Onorevole Baroni. Grazie Presidente. Intanto volevo ringraziare i colleghi alla Camera dei Deputati per le parole che hanno detto e che mi hanno preceduto, quindi non ripeterò alcune delle parole che sono state dette, ne dirò altre. Avremmo voluto parlare di un silenzio e di un delirio iniziato anni prima, di un pazzo criminale che scrive un compendium di 1500 pagine e lo mette in atto compiendo la più atroce strage di vittime innocenti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Avremmo voluto parlare della ricca, opulenta Norvegia, sommersa di petrolio e di noia di vivere, dove si è nascosta questa follia omicida. Avremmo voluto parlare del male assoluto, della mancanza di senso che è ciò che riempie il vuoto delle famiglie di quei genitori, che la morte di quei ragazzini ha lasciato orfani di un futuro immaginato, colorato e ora solo in preo. E ora solo in preda ad un assordante silenzio di dolore. Inaccettabile l'irrompere della morte dell'uomo da parte della natura, ancora di più quando il portatore di morte proviene da chi dovrebbe essere custode di questa consapevolezza, un tuo simile. Avremmo voluto parlare della ricca Europa, che di fronte a tutto questo ha pensato bene di fare. Ha fatto come lo struzzo, ha nascosto la testa sotto la sabbia in un meccanismo di rimozione collettiva senza precedenti. Molti dei miei colleghi non conoscono la strage di Utøya ed è per questo che oggi, a 3 anni di distanza da quegli atroci avvenimenti, vogliamo qui ricordare quelle giovanissime vite spezzate. Ma ciò che più ci ha incuriosito è il fatto che nei giorni successivi a questo schizzo di follia fascista gli organi di stampa andarono completamente in cortocircuito, confondendo il delirio omicida con le vittime. La stampa vittima o artefice a sua volta del pregiudizio, una strage del genere non poteva essere compiuta dal matto criminale di turno, magari istigato da istituzioni paragovernative dei paesi occidentali. La propaganda non prevede l'imprevedibile, anzi lo nega. Quando ormai già si sapeva che l'arrestato era un norvegese alto, biondo e con gli occhi azzurri, i nostri Deve giornali, concludere, tranne Baroni. l'Avvenire e la Stampa, sparavano a tutta pagina titoloni sulla minaccia dell'Oriente contro l'Occidente e amenità varie. Bene. Mentivano Deve sapendo di concludere, onorevole mentire. Baroni. Volevo concludere. Ma deve concludere però, perché ho già Noi tolto la parola a Di Lello, capisce da solo possiamo che. dire la verità di fronte al nonsenso e al male assoluto e continueremo a gridarla con continuità, nonostante la disinformazione italiana. Grazie. Grazie a lei. Abbiamo